La partita si è finita, abbiamo giocato Briganti contro Ragusa Rugby, ho qui con me Alessio Lamia, la partita è finita 63 a 26. Alessio, come è andata? Va bene, siamo partiti diciamo male perché avevamo troppa frenesia nel cercare di riconquistare i palloni persi, abbiamo subito parecchi calci di punizione nel primo tempo che ci hanno messo in difficoltà, abbiamo subito due cartellini gialli praticamente allo stesso minuto e siamo andati in difficoltà. Poi nel secondo tempo abbiamo riorganizzato le idee, abbiamo messo a posto un po' la difesa, l'occupazione del campo e non abbiamo avuto problemi. Sul finale di partita ho chiesto ai ragazzi di giocare al ritmo più alto possibile e a tratti l'abbiamo fatto comunque bene. Hai detto bene tu, abbiamo nuovamente regalato troppo sulle fasi di gioco, abbiamo fatto troppi Troppi falli. falli, dobbiamo lavorare sulla disciplina, non ci possiamo permettere di subire tanti calci di punizione che ci mettono, sono quelli che ci mettono in difficoltà. Se miglioriamo questo lato qui, sicuramente i problemi saranno inferiori. Oggi migliore in campo Mustapha Diallo, Decisamente il sì. pilone. Esordiente per quest'anno in prima squadra, ha fatto una gran partita, Ottima, era su ottima. tutti i Ottimo, palloni. ottimo. Giocato secondo me un'ottima partita da portatore, è stato sempre avanzante, non ha perso un pallone, ha lavorato bene sulle presentazioni dei palloni e in difesa, diciamo che nei punti di incontro sulle pulizie in racca ha dominato, è stato dominante, veramente complimenti a lui e speriamo che vada avanti così. La partita precedente, quella che si doveva disputare tra l'Amatori Catania 1963 e il Castro Reggio Calabria, non è stata giocata. Il Castro Reggio Calabria non si è presentato, quindi ha perso la partita a tavolino. Questo mette un po' di confusione in quella che era già una situazione delineata. Sì. Quindi Vabbè, comunque a noi non, tra virgolette, sul campo per quanto riguarda la partita che dobbiamo affrontare non cambia nulla, noi comunque dobbiamo preparare sempre una semifinale a prescindere dall'avversario che ci toccherà incontrare. Adesso aspettiamo le comunicazioni che arriveranno dal comitato, dalla federazione e prepariamo la partita sempre per andare in campo e vincere. quindi ci rivediamo la prossima settimana, non sappiamo se a Catania o a Reggio Calabria, ma sempre grazie a Turi Guastella e alla sua diretta sarà possibile vedere la partita sulle pagine Facebook del Ragusa Rugby. Alla prossima settimana. Grazie.